Dicevo che i tè erano fantastici. Bene, contento. Quale hai assaggiato? Li ho provati tutti. Bene, bene. Ok, qualità settabile stasera? Da noi la qualità è settabile. Bene, bene. Perché al nonno ieri non era settabile, quindi... Settabile stasera? Ah, no. Giusto così. Cosa cazzo è successo? Robe, la Play l'ho appena accesa, mi ha dato 1,5 miliardi di notifiche. Ah, ok. Primo? Se no! Secondo, c'era Zio Esk prima di voi, io ho la chat aperta e ci vede Zio Esk che scrive non sapevo che potesse partire la pubblicità anche offline. Quindi, secondo. Ciao Alchemist! Ciao Will! Ciao Zio Esk! Ciao Alchemist! Sempre. Cazzo, prima o poi riuscirò a vederlo anch'io sto cazzo di Fate. Sì, Kailina. Allora, sono partito leggermente in ritardo e devo ancora fare tutto. Devo togliere la suoneria al telefono, devo fare il Gesù Cristo, devo fare la Madonna. Tra l'altro, ragazzi, minchia l'audio dal cellulare. Tra l'altro, ragazzi, tra due giorni, cioè giovedì pomeriggio, io tanto parlo anche con te, Mattia, questa è una cosa anche per te, sperando tu ci sia, okay, perché è importante, che giovedì noi la sera facciamo persona. Giovedì scade un embargo, okay, e troverete una recensione. Purtroppo scade di giovedì e non mercoledì, se no l'avrei fatto domani. Giovedì scade, sì, il 15, l'embargo della tua review, sì, giusto? E ci volevo fare una live, volevo portare una live. Quindi dovrò farla di pomeriggio. Tu ci sei, Mattia, perché tu sei fondamentale. Allora, giovedì... Ostian. Sai che non ci sono giovedì? Tacci tua. E la farò da solo. Perché è da fare. Visto che scade l'embargo è da fare. La sera c'è persona, quindi non posso farla di sera. Perché anche lì se faccio... Non dirò nulla, Alchemist. Siamo sotto embargo. E... Cosa che stavo dicendo? Che purtroppo se porto la sera quel titolo lì e porto persona di pomeriggio, non ci sei tu di persona per persona di pomeriggio. Cioè, il problema è che ci sei tu in tutte e due le live. Infatti. Hai vinto qualche cosa? Sì, una limonata da Carolangi. Dura anche, eh? Lunga. E cosa stavo dicendo? Cazzo. A che ora ci saresti tu giovedì? Cioè, perché ora torni temo a... Temo di essere via letteralmente tutto il pomeriggio. Potrei vedere se riesco a tornare tipo per le 7, facciamo un paio d'ore, una mezz'oretta di pausa, poi tacchiamo con persona. Minchia, bella pesante, cioè dalle 7 alle 9 titolo X, dalle 9 a mezzanotte titolo, cioè titolo Y, persona 5. È tosta, ma è l'unico modo. Ma per me si può fare, comunque sentiamoci. Ne parliamo, perché effettivamente giovedì vedo anche mio padre a cena di solito, quindi dovrei sentire anche lui. Fammi sapere perché è da fare, purtroppo scadenza di embargo è da fare. Va bene. Cioè o la facciamo la mattina, tra virgolette, presto, ma non so quanto tu possa essere disponibile, tra virgolette presto intendo ora di pranzo, e ritorna una delle mie invenzioni che era pranzo con la tribù. Quindi tu mi dici, io devo andare via alle 2, facciamo dalle 11 all'1, 1:30. Si potrebbe studiare qualcosa del genere effettivamente a pranzo. O se no facciamo anche un'altra delle mie visioni, caffè con la tribù, non più la sigaretta, pausa sigaretta, perché purtroppo non fumo più. Possiamo fare una pausa caffè e la facciamo tipo dalle 10 alle 12. O da... Ok. Comunque giovedì sa da fa sta live. Va bene, parliamo bene più tardi domani e studiamo un attimo come farla. Tra l'altro, visto che per me sarà la prima volta, diciamo, per questo titolo, sarei anche tentato di portarlo in live, fisso.
se non lo fai tu, io lo porterei in live tipo o il mercoledì o il sabato. Guarda, se riuscissi a far ripartire decentemente la linea, sarebbe un titolo che piacerebbe portare a me in live. Fammi sapere perché anche io ci stavo pensando, così colgo anche l'occasione per giocarlo e faccio una specie di blind run. Perché io ancora devo avviarlo. Ok. E quindi fammi sapere che io farei il mercoledì, così faccio martedì, mercoledì, giovedì live. Vabbè, poi comunque ci mettiamo d'accordo. Ok. Tanto facciamo la live di presentazione giovedì. Dopo che avranno letto la tua magnifica recensione, te l'ho detto, quasi un po' col sorriso mi è costato farti quel complimento, però te lo meritavi. Oggi il boss mi ha scritto cosissime, cosissime sulla chat dello staff. Esatto, io ho letto la recensione che leggerete voi tra pochi giorni e ho dovuto fargli dei gran complimenti. Un complimento, tra l'altro, che non ho mai fatto in vita mia, questo, eh. La prima persona a cui ho fatto questo complimento è lui. Infatti, tra parentesi, gli ho scritto anche che mi è quasi pesato farlo questo complimento. Poi, se vorrete, vi farete dire da Mattia tra 2 giorni cos'era il complimento, ve lo dirò anche in live. Ah, sappi che forse non lo so. Mattia, te lo dico qua, ho sentito i PR. Se ci sarà, se lo faranno, prenderanno il report della tua review molto probabilmente. Ah, questa è una vendetta personale per Persona 5. Ecco, quindi già hai fatto capire troppo. Vabbè, detto questo, ragazzi, abbiamo parlato anche abbastanza. Io chiudo tutto, tutto chiuso, tanto arriverà poi il cazzo di anti-spyware. Amica mia, detto ciò, passiamo a persona. Passiamo a persona 6, no, 5, scusate, un déjà vu. Allora, vediamo se siamo passati a persona. Allora, il boss ha skillato finalmente la vita. Complimento virulento atomico. No, non è skillata. Penso che non lo rifarò più questo complimento. O fanno qualcosa al pari o superiore a Mattia in relazione, o vedo, per nessuno ho spolverato questo complimento. Io me lo senti dire dai miei mentori, ma non l'avevo mai utilizzato. Ha scritto una recensione veramente bella. Ai posteri l'ardua sentenza, a vedere se sarà apprezzata come quella di Persona 5. Vabbè, lasciamo la sigla, che tanto vogliono sempre vedere. Nel Tururu! frattempo, Alchemist ci riassume Mementos, Friendzone e prossimo castello. Sì, Frenzo, malissimo purtroppo. Brutta Frenzo. Dolorosa. Chi dobbiamo frenzionare stavolta? No, stavolta forse dovrebbe partire quella giusta. Allora, The Witcher 3 ha ricevuto dei gran complimenti da parte mia, lo ammetto. The Witcher 3, io non sento, sto diventando sordo. Ok, passiamo un po'. The Witcher 3, che fu fatta opera del buon Fernando, io feci gran complimenti e ricevette anche i complimenti da CD Projekt, il buon Fernando. Ma e io glieli feci perché era veramente bella, la potete ritrovare sul sito. Ma già Persona 5, secondo me, superò The Witcher 3 come recensione. Infatti sono arrivati anche complimenti di Atus e una ramanzina da Atlus ci è arrivata dicendo che avrebbero voluto utilizzare il nostro quote, ma siamo usciti troppo tardi con la recensione. E questa è una ferita indelebile nel corpo di Mattia, credo. Ringraziamo Amazon e la sua settimana di ritardo. Ma
questa ha superato anche Persona 5, secondo me. Cioè, qua ho fatto dei complimenti. Io quasi quasi ve li leggo. Addirittura più di P5, eh? Sì, 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 questa secondo me è molto superiore. Anche per il trasporto che dà. Non vedrò la chat e me la perdo, quindi non riuscirò a leggere cosa scrivono. Ma okay, complimenti. I complimenti che io ho fatto. Ah, io ho scritto: devo farti i miei complimenti per la review di Poi Vedrete. Faccio per me da addetto ai lavori decennale, mica quanto sono vecchio. Che da semplice lettore è pura poesia. Che sia o no appassionato del gioco, è bella da leggere e ti catapulta nel gioco stesso. Penso, qua c'è un inciso, e questo è il complimento più grande che io possa fare, quasi mi infastidisce farlo, che nemmeno io sarei riuscito a scriverla meglio e forse nemmeno così bene. Complimenti. Mi è venuto in mezzo un mezzo infarto quando l'ho letto, a posto così. Sì, 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 scritto, mamma mia. Cioè, io ormai faccio questo lavoro da tanto e chi mi segue, chi ci segue, ha visto anche nelle live, non c'è più nulla che mi stupisce, anzi, lunedì, neanche a farlo apposta, quando è arrivato Grey qua che veniva su per il Cartoomix, abbiamo parlato un po' di cose, mi ha detto, ah, stavamo parlando di Ubisoft e Activision, mi ha detto, ma The Division, eccetera, anzi, era ancora prima di lunedì, di Black Ops, io gli dissi, guarda, sicuramente arriverà il 4, ma no, sai, di qua, di là, mi piacerebbe, non si sa. Finito lì. Di The Division 2 gli dissi, che eravamo ancora in macchina, stavo guidando per tornare a Treviso, gli dissi, guarda, sicuramente quest'anno lo annuncio, vedrai, alle 3 verrà annunciato, questo è l'anno di Division 2, bah, mi sembra strano, sarebbe bello, faccio, mai sbagliato? No. Due giorni dopo parte il rumor, rivelato per errore di Division 2, hai visto? Quindi difficilmente io mi emoziono nel mondo dei videogiochi se non con Persona 5 come gioco e in generale, ma devo dire, farò un altro complimento, che questa review mi ha appassionato come se io non fossi, io è riuscita a farmi provare qualcosa che non provo da tempo, cioè non far parte del mondo dei videogiochi, non l'ho giocato, mi è venuta voglia di giocarlo, di prenderlo, di vederlo. Mi ha fatto provare quando io ero ragazzino e leggevo le riviste, perché ancora non c'era internet, e mi appassionava a un gioco. È riuscito a far tornare bambino me, Mattia. Questo forse è il più grande plauso che può ricevere. Perché io sono fin troppo, come si dice, fin troppo smaliziato e disilluso ormai. Contento di averti fatto questo effetto. Tra l'altro, giusto l'altro giorno ho fatto vedere a Caterina la mia pila di riviste di PS Mania e gli ho fatto vedere che questo era Paolino. E mi fa abbastanza senso sapere che siamo a parti invertite, cioè tu che stai facendo complimenti a me quando io da ragazzino ti leggevo, quindi... Tra l'altro, se guardi sulle ultime vedrai che dove c'è scritto quel personaggio, c'è scritto con la collaborazione di Perrin, Paolino Perrin Aibara Maestro. Sì, avevo notato. Infatti ero andato a cercare proprio uno degli ultimi. Sì, sì, perché lì poi dopo mi impuntai, mi ero rotto il cazzo, dicevo, va bene, tutto, sono nel colofon, eccetera. Ma io ci ho vissuto un anno in Giappone, ok, lo faccio volentieri, figa, ma fatemela firmare. Ma il personaggio... ho capito, non sto dicendo che devo dire che sono io quel personaggio lì. Mettete con la collaborazione di... Vabbè, detto questo, erano i giorni dello Steel Futaba's Heart e, se non ricordo male, infatti sono sceso, c'era Ryuji che ci aveva mandato un messaggio dicendoci, ah, passo da te, facciamo la giornata insieme. Safem? Esatto. Non abbiamo altri inviti a parte Ryuji? No, c'è solo Han che ci dice se vogliamo andare nel palazzo. Ok. Dimmi tu se andare nel palazzo e frenzionare, tra virgolette, dalle due di picche a Ryuji, o farci questa cosa con Ryuji, visto che avevamo fatto quella con Eren. Ma io direi di buttarci nel palazzo, così portiamo avanti la storyline, che abbiamo cose pesanti da mostrare a sto giro. Esatto, e visto che la settimana scorsa è mancato Alchemist, no, la scorsa live, e abbiamo cazzeggiato bellamente, almeno visto che è qua, andiamo avanti con la trama.
Esatto, e a nome della sanità mentale, caro Lange e famiglia, stavolta non ci sono. No, hanno la febbre, quindi a posto così. Quindi sarà una live, finalmente si torna seri. C'è un caldo fotonico oggi, 28 luglio. So. A dire vero c'era un telefono, ok. Vabbè, abbiamo cazzeggiato comunque. Sì. È stata l'altra volta quella dei 18 schermi, giusto? Sì, vabbè, quella è stata... Ormai parliamo così, è quando vede una ragazza e dico, guarda Grey, quella purtroppo ha solo 16 schermi, quindi saresti arrestato. Lui no, se è consenziente. Vai, Grey si ragiona solo in schermi. Tra l'altro non so se avete visto sul gruppo delle ragazze della tribù, credo abbia postato, abbiamo reso Grey all'incirca biondo sabato al Cartoomix. Ma chi è mancata al Cartoomix, cosa si è perso quei due giorni? Allora, quindi andiamo nel palazzo, ok? Yes. Che Ryuji si sta provando a farci desistere in tutti i modi. Sì, dai, zio Esk, io non so dove... Di dove stai tu, perché non ti abbiamo mai chiesto di dove sei, sappiamo quanti anni hai. Ti abbiamo chiesto di dove sei, sei vicino Milano, sei venuto, ti sei perso tanta roba, ti sei perso quello e la limonata dura e pura tra Mark e Grey, il biondo Grey. Però hanno pubblicato le foto nel gruppo, ho visto. Io invece ho avuto modo di conoscere di persona il mio primo ragazzo della tribù che conosco post gruppo, cioè Deago, con il quale abbiamo passato metà giornata a cercare manga di Gonagai e l'altra metà a cercare il nonno Grey che li avevamo persi. È bello voi a cazzeggiare, io a rompermi il culo, bravi bravi. Io ho ricevuto anche complimenti che abbiamo fatto un dungeon dal vivo durante il tour organizzato da IPR del Cartoomix. Abbiamo fatto questo tour dove ci mostravano tutte le novità, eccetera, eccetera. E un po' di cose ce le facevano provare. Questo è il venerdì, che il sabato era invivibile già. Esatto. E praticamente siamo andati a questa La Fortezza, si chiama, dove c'era questo dungeon dove ruolavi dal vivo. Io arrivo da ruolate dal vivo, giocatore di ruolo cartaceo, poi ho fatto crescendo i live. E giocando abbiamo risolto un po' di cose, ero anche con altra gente da stampa, tipo Luca Forte, comunque colleghi e amici. E a un certo punto arriva la sfida finale a combattere di spada, c'era anche Silvia. Ci arriveranno le foto a breve, credo. Anzi, domani le richiedo, tra l'altro. Perché c'era anche il fotografo ufficiale. E a un certo punto noi avevamo 3 punti vita, non sapevamo quanti punti vita avessero i nemici. Ah no, non posso ancora andare qua, vabbè. E quindi cosa è successo? Abbiamo cominciato a tirare di spada, perché c'erano anche le spade. Cade Grey, cadono gli altri giornalisti, penultima cade Silvia e io rimango ancora in vita. Finito 2 contro 1, poi, perché eravamo in 4 all'inizio, 5 contro 2, segati tutti, sono rimasto su solo io. Sono riuscito a fargli 4-5 danni all'altro, poi mi ha fatto fuori. E l'altro, poi a un certo punto, abbiamo fatto anche le foto con loro. Mi fa, ti devo fare i complimenti. Lui aveva una spada tipo quella di Sephiroth, una spadina del cazzo. Mi fa, con tutto che ho una spada così lunga, non riuscivo a trovare un'entrata. Cioè, sei stato molto bravo. E io ho detto, guarda, io ho fatto per anni scherma corazzata in medievale. E lui mi ha detto, ah, quindi c'era il trucco. Faccio, sì, però tu quanti cazzo di punti vita avevi? Mi fa, guarda, noi partiamo con 4 punti vita più dopo uno per ogni persona che arriva qua. Quindi eravamo in 5, 4 loro 9, io gli ho tolti 5.
Sì, cioè io già non sono piccolo, immaginami con la corazza, maglie e tutto. E ce l'ho ancora giù in cantina le spade. Sì. Sì. Ho la riproduzione di Excalibur che me la sono fatta fare proprio da Are You Living? Ah, ok, infatti. E che me la sono fatta fare, poi ho cos'è che ho un paio di katane, di cui una ha l'Elsa in avorio con la testa di serpente. Ne ho un po', ne ho un po'. Piatta, piatta. Ah, devo andare piano, sennò non leggono. Bello tiro con l'arco, Alchemist. Di quello, anche qui, posso dire qualcosa perché io ho il patentino per insegnare tiro con l'arco. Perché qua, Davvero? sì, qua trovate le foto su Facebook, invece. Beh, dovete scorrere tanto indietro nei miei album. Doveste trovare l'album che si chiama Loano 2, se non sbaglio, Village, o non mi ricordo come, perché in quel periodo, tanto sbarbatello e tanto giovine, andai a fare l'animatore turistico. Andai a fare l'animatore turistico. Quando andate a fare per la prima volta animatore turistico, loro vi portano a fare il corso, chiamiamolo corso, in un villaggio, però non al mare, eccetera. Tipo qua era Loano, dove c'erano andati delle persone anziane per fare delle vacanze non propriamente estivi. Non erano ancora invernali, ma non estivi, dove lì fai tutto il corso, vi insegnano un po' di cose per poi trovare la vostra strada. Quindi io facevo cabaret sul palco, per le serate invece avevo preso la strada, che poi scegliete voi, quello che vi trovate meglio. Ho preso la strada di tecnico suoni luci e DJ, facevo, mamma quanto ero giovane. E poi dovevano scegliere le donne, dovevano scegliere se fare bagnino o quello per i bambini, animazione per bambini, e gli uomini dovevano scegliere se fare il bagnino o tiro con l'arco. E a me dissero: guarda Paolino, per quanto tu puoi sapere nuotare quello che vuoi, se fai il bagnino e ti vedono la gente affoga che si caca sotto, se ti vedono arrivare, quindi fai tiro, non ti consigliamo di fare tiro con l'arco. Se vuoi fare il bagnino, fai pure. Ho detto: guarda, a me non me ne frega un cazzo di salvare la gente che sta affogando, va benissimo fare il bagnino, fare tiro con l'arco. Quindi facevamo il corso di tiro con l'arco, vi fanno fare il corso, arriva una persona a insegnarvi, dopodiché vi fanno fare l'abilitazione per poter insegnare tiro con l'arco, perché durante poi il, come si chiama, se andate a fare poi, e ho fatto anche 2 stagioni, a Marsalam. Sono andato come animatore proprio turistico. E quando siete lì, voi dovete rilasciare anche delle specie di patentini per aver partecipato a fare durante questa animazione, durante questo tour, eccetera, tiro con l'arco. Sei il sangue di drago? Eh sì, zio esco. Allora, devo essere sincero, scherma medievale la facevo con mio fratello, che purtroppo non c'è più. Ci è sempre piaciuto. Lui faceva scherma normale. Siccome a me scherma normale, non so, non mi ricordo che cazzo devo fare. Comunque, che sto parlando. Intanto giro a caso. E dicevo: siccome io. E lui faceva scherma e io non riuscivo a fare la scherma perché poi lui era magrissimo, eccetera. E ogni volta mi dava colpi e mi giravano i coglioni, lo volevo prendere a sberle. Lui era svizzero, Canton Ticino. Massagno per chi conosce. E dicevo, siccome lui faceva quello, io ho detto: guarda Emilio, va bene tutto, ma così ti diverti solo tu e io non riesco a fare un cazzo, provami qualcos'altro. E ha cominciato anche lui a iscriversi per mettere su, perché era un fuscello magrissimo come Drio, per mettere su massa muscolare. Fa: facciamo scherma medievale, comunque con me, per me rimane la spada e per te ti puoi divertire. Infatti mi divertivo tanto a massacrarlo, quindi quello l'ho fatto per piacere personale. Mentre invece tiro con l'arco l'ho fatto perché ho fatto questo anno e mezzo, due, di animatore. E quando vai, come vi dicevo, quando vai a fare la scuola per gli animatori, dovete scegliere se fare una cosa, dovete scegliere di farla o il bagnino o istruttore di tiro con l'arco per gli uomini, per le donne o bagnina o, e non mi ricordo come si chiama, party, qualcosa per i bambini, il mini club, ecco come si chiamava, mini club per animatori, se puoi stare con i bambini, eccetera.
È vero, dovevo andare in città, ecco dove dovevo andare. Sì, devi tornare indietro. Ma neanche tanti, sono tanti lividi, che non sono organi vitali, per il semplice fatto che comunque tu hai veramente un'armatura addosso, eh. Quindi puoi stare tranquillo, solo che le botte ti arrivano sulle spalle, sul costato, eccetera, per quanto hai la maglia, eccetera, ti arrivano e quindi hai tanti lividi. Poi se becchi uno come me, è pure peggio. Io metto che qualcosina di spada medievale so tirarlo perché ci sono parecchi miei amici che lo fanno e qualche volta così facendo qualche sparring, qualcosa, un po' di mosse me l'hanno insegnata, però non ci provo neanche a fare della pratica con te perché finisco a terra morto. Ma se prendi qua prendiamo quelle tipo in gomma piuma eccetera, qualcosa possiamo fare. Ok, ecco, così quelle lì le so usare abbastanza. Possiamo provare. E dovete stare attenti anche a Silvia, perché Silvia, tu cos'è che hai fatto? Sia di spada che di arti marziali? Jiu-jitsu e di spada? Katana. Katana, ok. L'ho anche vista la sua di legno. Quello è il Boken. Eh? Quello è il Boken per Il allenarci. Boken. Se ci metti la I diventa una pratica sessuale pornografica. Il Bokin. Il Boken. Boken In palestra invece con l'insegnante usavamo le katane quelle vere per tagliare i bambù, tutte queste cose. Mai tra di noi. Combattimento solo con quella di legno. Ok. In più, vabbè, ho fatto arti marziali, ma di questo recuperatevi le vecchie live perché ne abbiamo già parlato. Tra l'altro, qua possiamo finalmente vedere questa cosa che fu spiegata da Mattia alle prime live, che era l'assistenza. Se vuoi Ah, ok. spiegarla, Mattia. Allora, l'assistenza se si gioca online in certe situazioni solo 3 volte per visita al dungeon è possibile chiamare a random dei Phantom Thieves di un altro giocatore per aiutare a risolvere una situazione. Ad esempio, se un personaggio viene stordito da un attacco di debolezza, può capitare che un nemico lo prenda come ostaggio e dica: se lo rivuoi indietro, dammi dei soldi o fatti uccidere, altrimenti gli provoca l'insta kill e puoi chiamare appunto aiuto. Oppure, se non sbaglio, anche negli attacchi alle spalle ogni tanto può arrivare l'assistenza. Comunque ti possono tirare fuori da Esatto. situazioni brutte. In questo caso invece, la prima volta che lo vedo, è andato nel panico un nemico per il danno che gli abbiamo fatto e vuole scappare. Noi possiamo richiedere assistenza per ucciderlo prima che scappi e avere i punti XP e tutto il resto. Ve la faccio vedere. X Capitan Zombie X Les Fantôme. Les Fantôme ha risposto alla nostra richiesta. Les Fantôme, francese Sì. questo. Ma va a fanculo, probabilmente lo mancano. O arriva e dice che si arrende. Sono punto a capo. Eh? Niente, stanno attaccando. Tra l'altro è stato bellissimo, vi racconto, perché a un certo punto siamo arrivati alla prima stanza e lì ho visto un po' nel panico tutti, però io, siccome ho ruolato veramente per tanti anni, entri nella stanza, devi trovare il modo di aprire la porta e c'è una persona. Arrivava il bid, ok, e devi trovare questa persona, c'è questa persona che ci accodi, ci puoi interagire, ci parlavi. E tutti avevano paura di lui perché comunque ci avevano detto: attenti che morirete, vi possono attaccare da tutte le parti, non dovete fidarvi di nessuno. E c'erano tutti che avevano paura di lui, lo tenevano a distanza. C'erano questi fili con delle chiavi appese, con tantissime chiavi appese. Poi una chiave per terra nascosta, l'abbiamo trovata, eccetera. Tutti facevano qualcosa. Io ero lì che guardavo lui che ci parlava, ci diceva: ah, ma vi posso dire che qua morirete tutti perché siete venuti. Interagiva con noi, in poche parole.
Allora io a un certo punto mi sono messo lì, tutti provavano a usare le chiavi, eccetera. Io l'ho guardato, gli faccio: ma scusa, tu chi sei? Ho cominciato a parlarci, come dovrebbero fare tutti i buoni giocatori di ruolo. E poi a un certo punto gli faccio: ma visto che non riusciamo ad aprire sta porta, e tu sei tutto e vivi qua, per favore, ci puoi aprire la porta tu? E lui mi ha detto: scusa, cosa hai detto? Ho detto: per favore, mi puoi aprire la porta? Mi fa: bravo, hai usato la parola magica. Per favore, dovevi chiedermi per favore di aprirla e non intimarmelo. Ci ha aperto la porta. Stanza dopo c'è stata un indovinello, c'era un'indovina dove ci ha fatto fare un indovinello, abbiamo risposto anche a quello semplicemente. Stanza dopo ragni finti, ragnatele e delle catene, dove dovevamo a Entrapment, per chi conosce il film, dove dovevamo attraversarle. Dovevamo attraversare queste catene. Io quando l'ho vista, senza toccarle, e io ho detto: vabbè ragazzi, andate avanti prima voi, poi ci provo io e qua ci rimango, perché non è che, diciamo che sono abbastanza delicato, so essere molto delicato eccetera, ma non è che sono agilissimo. Allora mi sono messo lì, mi sono sdraiato, perché ovviamente anche non è che ho le fattezze di una gazzella, non sono più un rinoceronte. E allora mi sono messo lì, mi sono sdraiato, ho fatto veramente il passo del rinoceronte ferito, perché non si può dire giaguaro, e sono riuscito a passare senza prendere un danno. La buona Silvia invece, che è molto longilinea, è riuscita a prendere danno. No. Un danno, ma dalle catene l'hai prese. Davvero? Eh sì. No. Sì, sì. Non ti ricordi che ha detto: cazzo, è passato Paolino, ha preso zero danni. Io non ho toccato nulla. E tu hai toccato una catena quando eri arrivata alla fine, che ti hanno tolto un punto ferito. Davvero? Eh sì. Non lo ricordavo. Pensavo di essere stata molto più agile. E quindi, e poi vabbè, c'è stato lo scontro di spada. Aspetta, sto lo chiedi di soldi. Quindi sì, ci siamo divertiti, è stato un bellissimo cartoonix. Il venerdì. Io non me lo aspettavo e sono rimasto piacevolmente colpito. Infatti ci tornerò molto volentieri l'anno prossimo. E sicuramente l'anno prossimo vedrò di esserci anch'io il venerdì, perché la differenza col sabato è stata notevole. Purtroppo anche il venerdì è il giorno lavorativo, dove riescono a fare di più i PR, giustamente il sabato c'è tanta gente, ti fanno fare comunque il tour. Quest'anno hanno fatto questa cosa del tour molto carina, però non riescono a fartelo provare. E quindi niente, però è stato molto molto bello, ci ha divertiti. E niente, il boss è perfetto per scelto di ogni RPG sistema, il nemico non ha speranze, come giocare in God Mode in breve. Bah, faccio quello che posso. Mi è sempre piaciuto fare tante cose nella vita. Ho avuto anche la fortuna che prima ho fatto lavori che mi permettevano di fare molto più cose. Ero dipendente, avevo un buono stipendio, prima di mettermi io in prima linea invece a fare qualcosa. E quindi avendo molto più tempo le facevo. Ma non c'era da inseguire il tipo. Eccolo là. Mi sono divertito. Sì, che bisognava chiuderlo nell'angolo. Esatto. Dobbiamo farlo entrare dove siamo entrati noi prima. Non si è andato, non mi ricordo più, di qua. Quindi devo girare a destra.
Voilà, fatto. Ottimo. No light, light, light. Pigliati sta centra. E vabbè, e ci saluto. Arrivederci. No, non ancora. E allora, il nostro Izanagi. Figa, che male che gli ha fatto. Guarda Izanagi che c'entra gli ha dato. Izanagi non sbaglia. Ma io adoro quella mossa di Izanagi. Ricordiamoci che quando vediamo il buon dio sciacallo Anubi, cerchiamo di farmarlo, che dobbiamo recuperare il mercurio. Ok, e quanti di mercurio dobbiamo prenderci? Vado a controllare. Vediamo su quale ricetta. Mercurio liquido 10. Figa. 10. Oh. No, 12. Ok. Ah sì, ok, serve anche per la Megiddo Bomb. Ok, go back. 12. Vabbè che comunque più avanti andremo nel Mementos, quindi comunque potremo cercarlo anche lì, però più ne recuperiamo sto giro meglio è. Dovremmo riuscire a finirlo per stasera questo palace. Ah, tendenzialmente sì. Tanto che siamo partiti in ritardo, quindi magari qualcosina lo recuperiamo extra. Dovremmo farcela. Non me lo ricordo poi lunghissimo. Ah, mi stavi dicendo che hai bevuto i tè, erano buoni. Quale ti è piaciuto di più? Ah, beh, come immaginavo il cioccolato e cocco era fantastico. Era l'altro, io l'ho sempre detto che quello era violento, è buonissimo, è delicato, è troppo buono. Davvero, davvero. E poi quello di torta al limone era incredibile, cioè era bersi una torta al limone liquida. Vedi? E la sfiga è che questi lì in Italia non sono disponibili, eh. Ah no? Io li ho ordinati direttamente dall'Inghilterra quelli. E la tua dolce metà li assaggiati? Sì. Ha provato sia quello al cioccolato che quello alla torta.
Quello di pista. Ah, le sono piaciuti tantissimo anche lei, e come me, come gusti, quello al cioccolato le è piaciuto da moglie. Buon appetito, Alchemist. E adesso qua ci divertiamo. Girati. Girati. Bravo. Vuoi assaggiare questi gusti di tè? Basta che vieni su a trovarci e te li faremo assaggiare. Oh, mi ha colpito. Ho sbagliato l'attacco e ci ha colpito. Vediamo se ci fa fuori. Grazie, mi fate riprendere. E adesso siete praticamente morti. Ciao Diago. Ah, sapete che io sto pezzo lo sto facendo completamente a caso per raccogliere più tesori e robe possibili, eh? Oddio. Mattia? Fan giocati Mattia. Io sono online. Mattia! Non c'è più Mattia. Imperatrice, vogliamo il tè, ti chiedono. Ok, adesso vado a fare il tè. Che te vuoi, Paolino? E abbiamo parlato di cocco e cioccolato. Sono piaciuti a Mattia. Da morire, ha detto, sì, bene, a tutte e due. Il problema è che non sento più Mattia. Quindi cioè, vuoi cocco e cioccolato? L'ho perso per sempre io, Mattia. Sì. Sì, da un po' che non ti sente Mattia. E non ti sento più neanch'io.
Altri 7000 così ci siamo fatti. Vediamo dove stiamo andando. Probabilmente a caso ho già trovato l'uscita. Turu, ho sentito il turu. Aspettiamo Mattia, ma secchiamo un po' di giro. Butta fine. Mi ammazza tutti, va voi. Girati cornuto. No, invece. Cacca il cazzo proprio fino alla fine. Sbaglio sempre il tasto, non volevo ucciderlo. Sapete che ci ho messo molto più tempo la prima volta a riuscire a trovare la strada per uscire?
Ma sono andato completamente a cazzo, come si dice in termine tecnico, e ho trovato subito l'uscita. Ho detto, ah, giro per prendere i tesori, tanto non la troverò mai l'uscita. Sì. Abbiamo visto. Il bordello che sentite è gentilmente offerto da Silvia. Grazie zio Esche, io sono contento che ti diverti. E grazie per definirmi il sangue di drago. Tra l'altro, gioco che ho adorato io Skyrim, quindi lo prendo come un complimento. Minchia che sordo, ragazzi. E infatti dobbiamo tornare giù, mi ricordavo bene. Sì. Mi fa scendere da qua. Vabbè. Ritorniamo giù. Mettiamoci comodi, va. C'ho qua un coso per accendere il Kratos 5 di Creative e lo tengo come poggio a telefono. Beh, c'è di sfuggito. Perché sono soldi. Puoi anche suonare una chitarra elettrica già che ci sei? Bordello. No, sì, li abbiamo, però visto che vorremmo comprarci tutto il mondo, continuiamo a tirarceli su. Qua ancora ci dice che non possiamo andare. Ma andiamo a rompergli il culo, dai. Pini. Quanto è figo Joker, mamma mia.
Mattia, se stai parlando io non ti sento. Scrivi in chat. Non vorrei che c'era lo stesso problema un'altra volta, che debbo uscire io da Discord. Come sta andando con Makoto? Adesso che siamo... è super sexy con gli occhiali. Siamo nel dungeon, quindi dobbiamo ancora uscire, però siamo avanti. Oh, chi c'è? Preso. No, non scrivermi su Discord, Mattia, perché io non ti leggo su Discord. Devi scrivermi proprio nella chat di Twitch. Sciolto malissimo anche lui. Punti esperienza a fottere. Soldi a fottere. Qua dobbiamo scassare. Okay. Una piccola pausa offerta dal servizio Discord dalla mamma come Twitch, quindi un po' allegra. Prova a parlare, Mattia, vediamo se almeno ti illumini. Immenso, su Discord, sì, ti illumini. Usciamo da Discord. Paolino? Ora ti sento! Ah, oh, ce l'abbiamo fatta! Il problema era mio. Ah beh, mi pare giusto, quando non ho problemi io devono succedere a te, altrimenti non è una live della tribù. Sì sì, ma poi veramente, cioè io dico, ma l'anima degli mortacci loro, è settabile la qualità, è andato tutto bene, ti sentiva da Dio da cellulare tra l'altro, no, doveva rompere il cazzo in qualche maniera. Salutiamo la mamma di Discord, che è la collega migliore amica della mamma di Discord. Esatto. Possiamo riprendere. Vediamo se siamo tornati. Ok, siamo tornati. Alperissimo. Yeah!
Eh sì, quel Urca mi ha ricordato molto Goku, zio Esca. Vero. Urca. Sade. Ido. Togisimasen. Ayashii wa ne. Allora c'è il pulsante, come minchia ci si arrivava? Non ricordo più. Ah, con questo. Allora. Devo fare questo prima. Sì, sì, spariamo. Ho detto di sparare. Ah sì, il cannone. Ma porca. Qua non si può andare. Facciamo il giro. Premi tutto, premi. Io so già che la prossima, il prossimo scritto di Esk sarà sulle guance di... Di Kaylee? Sì. Perché? Perché stavi facendo ciò? Volevo controllare. Eh? Volevo controllare. A posto così. Fai molto anni in questo momento. Posto così. Non riesco a essere concentrato. Ma Gray ci stava guardando oppure? No, molto... penso che sia a letto. Povero, mi spiace. Che tra l'altro c'erano dei punti di questa piramide che mi ricordavano tantissimo a alcuni dei templi della prova di Final Fantasy X. Sei tornato da PC, vero? No, sono sempre da cellulare. Ah, perché per un attimo, un microsecondo hai laggato. Ah, ok. No, no, no. Non sapevo sul cellulare come prima. Una fanfiction sulle guanciotte, soprattutto scritta male e visionaria. Ma scritta male? No, sì, c'erano un po' di errori. Esche, però a me è piaciuta quella di Romeo e Giulietta. Vai, zio Esche, siamo con te. La religione della guanciotta. In realtà vi sto guardando, mi sono addormentato già due volte e vi guardo dal letto. No, c'è Gray, eh? No, ok. Ciao Gray. Come sta? È a malino ancora.
manchi Grey. Ci manchi Grey. Silvia dice ci manchi Grey. A me un po' meno, però ti voglio bene uguale. Grey, ma questa febbre letale non è un effetto negativo della, del colorante in testa? Io ho paura a vedere una fanfiction di Esche scritta sulle guance di Kailina. Di Kailina e c'è anche Alchemist dentro, è la fine. Io invece sono curioso e l'aspetto con ansia. È appena tiepido, sto molto attento. Buon odore. È giusto tiepido. Che ha 3 windbreak. Va bene, posto così. In tuo onore, Mattia, mi sono fatto il tè cocco e cioccolato. Oh, che buono! Che è arrivato nella tazza di Supernatural. Tutte e due buonissimi, hanno detto. Uno, il preferito è stato cocco e cioccolato, l'altro sembrava di bere una torta liquida. Ok, e caramello salato? Caramello salato, mi sa che se l'hai preso. No, tu avevi caramello salato o tortino limone? O tortino limone. Matti. Oh, aspetta, perché siccome li abbiamo fatti assieme per provarli, no, il caramello salato mi sa che è l'unico che non abbiamo ancora provato. Ah, quello gli manca ancora da provarlo. La prossima volta gli portiamo un altro paio di gusti. Tortino alla ciliegia, tortino così impazziscono male. Beh, ma è l'ibis, sì. Ginseng e vaniglia infuso? Beh. Buono, Ci sto, approvato. Ci sto, approvato. Che è quello che mi sono fatta io adesso. Tu non hai ben capito. Morgana. Che siamo risaliti di livello abbastanza in fretta, eh? Buono. Sto dungeon ho già fatto livello 29 e 30. Contando che abbiamo anche il farming in programma, penso che ne usciremo belli rafforzati dalla piramide. Diciamo che ho beccato anche il gioiello che ci ha dato quei 15.000 XP così. Ah, ok, a gratis. A cazzo durissimo. Tanto se non erro, questo era l'ultimo dei gioielli che si può battere normalmente, nel senso che gli altri bisogna imparare l'abilità, quella del ragazzino di stordire gli avversari con la pistola, perché altrimenti non vanno giù, perché sono resistenti a tutto. Devo trovare l'altro gioiello. E questa parte qui dei gioielli mi ha fatto sclerare un pochettino.
Allora, a Gattino, ragazzi, vi posso fare una piccola anticipazione: stiamo preparando cose con a Gattino. Sì, poi ho sempre delle idee malsane. Il problema è che le tue idee malsane a sto giro sono state supportate da qualcuno che le può realizzare, quindi sì, go, go. Guarda, io non vedo l'ora di avere la versione definitiva di quello che tu sai mio per poter metterlo everywhere. Tra l'altro, in realtà ti dirò che è pronto. Allora lo te lo volevo passare, infatti, post live. Perfetto. Ma jump down non mi sembra una bella idea, comunque. Posto così. E invece... E voilà, il primo l'abbiamo aperto. No. Oh. Prima safe room. Erano tre i portali sulle scale, giusto, da qui, Sì. Okay. Quindi diciamo che siamo un terzo del dungeon. Sì, con poi i tre puzzle carini, molto carini. Vero. Buonasera ai tempero. Sì, non ti preoccupare, sei più più che giustificato se vuoi evitare gli spoiler e giocarti Persona 5. Grazie comunque di passare ogni tanto. Esatto. Però parla al passato, quindi vuol dire che o lo ha già giocato o qua c'è arrivato, perché diceva scusa se non prendevo parte della live. Però sono venuto per un saluto veloce e contraddittorio. Vabbè, tranquillo, ci mancherebbe. Tanto una volta che l'avrai giocato te le potrai recuperare per vedere un po' di cose. Mi spiace che non avendolo ancora giocato non te lo godi con noi. Quindi magari poi avrai delle considerazioni, delle cose a cui non abbiamo pensato, delle tue idee che purtroppo non possiamo discuterne in live. Che è il motivo poi per cui facciamo le live e tutto. Quindi... Manca poco a quagliare con Makoto, finito questo dungeon, se lo finiamo abbastanza velocemente, adesso tiro dritto per finirlo e farvi vedere la storia, poi dopo si va avanti con Makoto e ci deve chiamare per fare la romance, in poche parole, che siamo a livello 8, quindi... Ah, vero, siamo all'8. È arrivato Anubi, che devo fare? Lo sconfiggo, gli chiedo un oggetto, non mi ricordo... No, il drop di Anubi mi pare che fosse semplicemente drop. Ah, ok, quindi... Cioè, lo si batte, dovrebbe apparire prima o poi. Posto così. Abbiamo i Zanagi noi. Oh, Liquid Mercury per uno. Bene, meno 11. Ah, sono alla fine del palazzo successivo. Ah, sei più avanti di noi. Ah, ok. Ah, ok, capito. Per questo il saluto veloce. E allora può rimanere Light, Fight, Damage to 1-4. 1-4. E allora via, agi instant, perché confonderli ci fa dare oggetti, ci fa dare robe.
Dai, girati. Girati, bravo. Allora puoi rimanere light. Minchia Morgana, ma che cazzo sei, un cecchino? Quella vera o quella digitale? Quella digitale, ha fatto due critici di fila. Ovvio. Due technical di fila. Boom. Cosa c'è? Mi spiace, mi ha mancato, devi morire. Comunque boss, io ho recuperato la colonna sonora di Persona 5, mi stavo riascoltando il brano della boss fight finale, ho sentito la necessità di rivedermi le cutscene e dello scontro finale, ho bisogno di arrivarci, non vedo l'ora di arrivarci perché voglio vedere i ragazzi della tribù esplodere. Chi lo dici? Anche solo rivederlo su un video di YouTube brividi, quindi no, non vedo l'ora proprio di farlo in compagnia. Posto così. Quanto è figa Makoto, però quanto ha fatto anche lei un critico così. E questo è quello che ti perdi tutto, che ti sei perso fino adesso, da quando zio Esk è entrato nelle nostre vite, caro Light. Che tu un giorno ti sei visto che non eri in live, ti sei visto che sono entrate due persone, tra l'altro l'altro ragazzo non lo vedo più in live, probabilmente ha da fare, e quindi zio Esk è arrivato per caso e poi ha iniziato a far parte della tribù. Tanto tanti arrivano qui per caso, poi quando arrivano non se ne vogliono più andare. A me fa molto piacere questo, veramente tanto tanto, esatto. Piacere soprattutto se porta una ventata d'allegria di un po' di stupefacenti come zio Esk. Esatto, zio Esk, poi io lo adoro veramente, anche se è arrivato da poco, ha scalato in fretta i ranghi nel mio cuore di persona molto gradita. Oltretutto non abbiamo fatto una cosa oggi, elettrica skateboard. Guarda se c'è, guardo io, sì. È vero, mi sono dimenticato, electrical, scrivimi però se mi dimentico di te, vedi? Vediamo, adesso vedo se c'è. E c'è il nostro amico silenzioso. C'è anche una Akira Love Ryuji. Posto così, però ciao Akira. Akira e soprattutto ciao al nostro Electrical Skateboard. Esatto, però se mi dimentico di te, scrivimi Electrical. E mi ci sono anch'io. Vabbè, a fine live scopriamo che Electrical Skateboard in realtà è Meguro, Sue e Gima che sono venuti a vederci giocare. Sì. Guardate quello che c'ho anch'io e Atlus. Un altro, vieni qua. Facciamo un altro livellino. Oh.
Cazzo, l'ha mancato. Cosa faccio? Guardo. Speriamo non scappi, perché non mi aspettavo lo mancasse. Bene, adesso non ti manco più. Ciao. Ah no, 1050, 12.000 erano le monete. Però comunque sono 1050 XP, così. Allora, Ziyong è meglio 214, quindi via zio. Ziyong è l'evoluzione di Zio Esk. Cazzo che scendo, faccio tutto il giro piuttosto, perché devo prendere, mi ricordo che quell'affare lì lo devo prendere. Che scleravo l'altra volta. Sì, ciao. Oh, watch. Piace, devi morire. Liquid Mercury 2, ce ne mancano solo 10 adesso. Boh, meno 10, a posto. Intanto possiamo fare l'element set. Però il nostro obiettivo prima di tutto è quel benedetto Eterno Lockpick. Una volta fatto quello siamo a cavallo e non ci facciamo più sfuggire nulla nei dungeon e nei mementos. Esatto. Ciao. Ehi, muri. Vediamo di fare una cosa veloce. Tu vai benissimo. Vai. Zio Esk, tu di dove sei che non ricordo? Magari l'ha letto prima, non l'ho letto. Non stavo riavviando Twitch, quindi non ho visto. Perché io penso che adesso appena arriverà il primo caldo organizziamo la nuova pizzata della tribù. Volentieri. Vedano all'ambro. E precisamente where the fuck si trova Vedano all'ambro? Vicino all'ambro sicuro. Wow.
Monza e Brianza, tacci tua, c'eri pure, potevi. Monza Brianza. Sei qua vicino allora, cazzo, potevi venire al Cartoomix che ci vedavamo. E allora la pizzata non puoi mancare, eh. Cioè, non devi mancare. Però qua sopra c'era un tesoro, no? Qua, vedi. E per chi manca, come insegnavo a Meteor Mother, si mette in conferenza con un tablet, mettiamo il tablet sopra un cuscino, lo facciamo sedere a un posto a tavola. Esatto, era il... come che si chiamava lui? Come si chiamava l'amico? Ma il Marshall Cuscino? Il Marshall Cuscino, mamma che bello. Mi sa che me lo farò presto il Rewatch. Poi non guardo l'ultima puntata. Quando arrivo all'ultima puntata guardo l'altro, il pezzo, il finale alternativo. L'alternativa, ecco, ci sta. Io almeno una volta all'anno me lo riguardo. Allora, io i rewatch che faccio annuali sono How I Met Your Mother e Scrubs. Ecco. Io lo farei anche di Big Bang Theory. Ma Big Bang Theory A deve finire. B, ci manca la nona stagione in DVD, che dovremmo vedere, anzi dopo quando è finito controllo su Amazon a quanto sta. Anche Kailina dice che non mancherà assolutamente alla pizzata. Brava ragazzi. Che sbagli i tasti. Io come li ho sciolte male. Allora tu ci dai i soldi. Anzi no, dammi l'oggetto. Posto così. Non mi guardare, cane, non mi guardare. Ci ha colpito il cane prima. Dopo qua non c'era posto dove nascondersi. E adesso siete morti, madre. Light, non hai visto le live precedenti, quindi non sai, però entrambi votiamo assolutamente Makoto. Qua ci sarebbe un bel riassunto. Però tra, esatto, tranne so. Makoto, chi è la best girl? Mi sì, è perso allora, una live realtà... precedente dove sono stato malissimo a frenzonare, secondo me, il personaggio migliore che è Kawakami. Vai, vai pure avanti tu, racconta tutto. Mattia? Dimmi? Ho detto vai pure avanti tu, racconta tutto. Io ho detto che abbiamo frenzionato Kawakami purtroppo la live scorsa. Okay. Ho detto vai pure tu avanti a raccontare che io ho detto secondo me è il personaggio migliore. Sì, 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 diciamo che però la domanda di Hightemper era proprio dedicata a Anne e Makoto, quindi tra i due votiamo senza dubbio Makoto, che è la seconda scelta per la romance sia mia che di Paolino. Infatti in questa run stiamo proprio decidendo di fare la romance con Makoto, mentre per quanto riguarda i gusti personali dei due, Paolino ha eletto Kawakami e io invece Futaba. Che come ho citato in altre live, praticamente la mia gatta è la versione reale di Futaba che ho conosciuto dopo aver finito Persona 5.
E visto che Paolino l'ha conosciuta, penso che possa confermare, immaginarsela com'è adesso, com'era coi capelli lunghi fino in fondo alla schiena e arancioni. Sì, 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 è lei. Questo diventa scemo, primo. Oltretutto studia programmazione informatica, quindi anche una attaccata ai computer. Futaba assomiglia molto alla fidanzata di Mattia. È vero. Beh, ci spiega molte cose. Solo che secondo me ha più sterco. La sua fidanzata di Mattia. Eh sì. Beh sì. Livello 31, terzo livello, ci siamo fatti così. Mamma che buono. Ma fammi vedere se ci ha dato il buono, il liquid, terzo liquid mercury. No, perfetto, ci sta andando molto bene anche con il drop rate. Devo vedere se ci ha dato il terzo, non sono così sicuro. Ah, ok, avevo capito che ce l'avesse dato. Non ho guardato la live, è troppo tardi. Dove cazzo li guardo gli oggetti? Non qua, qua. No, siamo a due, infatti il terzo non ce l'ha dato. Ok. Sadly. E qua c'è l'altra gemma che dobbiamo prendere dopo, quindi passiamo da qua. Buono, mamma mia. E che cazzo però. Adesso vediamo di farcela dare instant. Peccato, se mi diceva invece di show me the money, show me the goods, o give me goods, probabilmente ci dava il liquid mercury. E invece devi morire. Controllo. Perché fino adesso ho visto che quando lo chiedi ti viene fuori in rosso, ti dà l'oggetto che avrebbe droppato, oltre a droppartelo. Okay. E non ci ha dato nessun oggetto adesso, vaffanculo invece. Non mi ricordavo che dovevo metterla qua la gemma. Joker!
E qua c'è il primo, se non ricordo male, puzzle. Esatto. Ok. Buono. Adesso guardatevi questa storia, ragazzi, perché da qua cominciano ad arrivare i bernoccoli in testa. Quello che abbiamo appena visto, si è sentito degli uomini che leggevano una lettera a Futaba, e quello che abbiamo capito è che quella lettera che questi uomini leggevano a Futaba era la lettera con cui la madre si è suicidata. Suicidata. Ridendo e cazzeggiando sono già le 11 meno un quarto. Ah. Ma se arriviamo al volo alla fine. Tra l'altro mi ha appena dato del 35enne. Mi sentirei offeso fosse in te. Kailin, invece tu salutami Marco, eh?
perché cazzo sono uscito? Perché stavo leggendo la chat invece di seguire il gioco. Vediamo se ha Anubi. Sì, c'è Anubi. Perfetto. Dice Kailina che Marco ti ha fatto la manina che saluta. Grazie. Guarda, adesso si chiedo give me the goods a Anubis, guarda. Vediamo, vediamo. Mi ha dato una skill card, no? Pensavo meglio. Niente. Pensavo che ci dasse la Liquid Mercury. Vabbè, la prossima volta morirai male. Ma male, 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 ti seguo veramente. Tutte le belle parole, zio Esk. È uscito il lato con cuore del bot. Allora, se si tratta di coppia felice innamorata, l'uomo qui presente in webcam e la sua compagna sono una delle coppie più affiatate del mondo. Grazie. Cioè, quando li conoscerai di persona, vedrai, zio Esk. Oddio, quello delle bare. Quello 010101? Preparati, va. Così ti diamo dritto per dritto. Ok. Ah, non so se li puoi attivare senza aver visto la tavola. Provo a controllare. Grazie ragazzi, che dicono che siamo pucciosissimi. No, credo che comunque devi fare tutto il pezzo del dungeon, perché prima devi trovare la lastra e poi si illuminano le pare. Che palle. E no, se ci tocca fare tutto. Pigliamo soldi così. Vedi perché mi piace confonderli, perché ci danno oggetti. O soldi. よし。
Cazzo dovevo fare qua? Non mi ricordo. Oddio. Dovevi esaminare questa... Ma il bottone l'hai già premuto, giusto? Sì, mi dice che non riesce a premerlo. Di fianco non c'ho un... Devo guardare qualche sarcofago qua, ma... Ah ok, devi andare a destra della porta blu, che dovrebbe esserci una scaffalatura di legno che puoi colpire per fare un ponte. Non me l'aveva dato prima perché ci sono andato. Niente, non è uscito il prompt. Uguale live del mese, carina porto questa. Vero. Ho letto. B01010 01010. Ok, quindi le morti nere sono arrivate. Esatto. Ok, che quindi bisogna lasciare quella azzurra accesa, poi spegnere la prima, la terza e la quinta a partire da quella blu. Allora, hai detto che bisogna spegnere cosa? A partire dalla blu. Dunque, a partire dalla blu bisogna spegnere la prima, cioè quella subito dopo la blu. Ok. Poi la terza e la quinta, che è quella in fondo. Praticamente erano gli zeri, ragazzi. B sta per blu. Esatto. Quindi era 0, B 0, 1, 0, 1, 0. Quindi 0, 1, 0, 1, 0. Tanti dicono, ma vai a caso, no? Adesso andiamo a vedere la rossa. Allora ero solo io, non ero solo io che... Allora ero solo io che la vedeva con una situazione. Non eri solo tu, no, no. Prima volta che l'ho vista, tomo parte la marcia imperiale e cambiamo gioco. Ah, tra l'altro mi sono dimenticato di scrivertelo. Poi il cartoonist l'ho vista una Han e ho visto anche una Haru. Cazzo, dovevi fargli le foto o farla insieme a lei. Purtroppo il cellulare è spento, non ci ho pensato di... No, perché quando ero da solo, che... tra l'altro stavo cercando Deago, che l'avevo perso, che è andato dai Manowar, e l'ho vista di sfuggita mentre stavo uscendo.
tanto era una signora un po' su d'età, però ho visto un'anno e ho visto un'altra Joker però in divisa scolastica, ci volevano le foto. E ancora non ho guardato se c'è dato il liquid mercury equip, no item. No, non ce l'ha dato. Ci sua. No, niente. Lo tempero solo a nubi droppa il mercurio liquido. Carina è sempre molto fine. Zero, uno, uno, zero, zero. Questa è la red? Sì. Quindi qua cosa sono gli 1 che bisogna spegnere o sempre gli 0? Aspetta, abbiamo ottenuto due codici, giusto? Il red adesso è. Ah, ok. Allora, il red è, allora, a partire dal rosso bisogna spegnere il primo, lasciare acceso secondo, terzo, okay, e spegnere quarto e quinto. Sempre gli 0 allora. Esatto. E poi in teoria bisognerebbe fare l'opposto dal lato blu. Quindi spegnere solo il secondo, il terzo a partire dal blu e lasciare acceso il primo, il quarto e il quinto. Praticamente farlo speculare. Aspetta, un attimo. Vabbè. Dicevi del blu, cosa devo farlo? Speculare? Speculare, quindi accendere il primo, il quarto e il quinto e lasciare spenti secondo e terzo. Accendere, sono già accesi. Devo spegnerli. Sì, deve essere praticamente, come ti ho detto, acceso il primo dopo il blu, lasciare spenti secondo, terzo e accendere il quarto e il quinto. Perché in teoria, se non erro, la tavoletta ti dava due codici, se non ricordo male. Sì, però è ancora al contrario, non devo accendere, se deve essere speculari, devo spegnerli, non accenderli. Ah, beh, sì. Cioè, devono essere praticamente identici, non devo più usare... No, non identici, nel senso invertiti. Cioè, devono essere accesi quelli che dall'altra parte sono spenti e viceversa.
sono espresso male io probabilmente. Non ho capito un cazzo. Guarda la live e dimmi se ho fatto giusto, perché non ci sto capendo un cazzo di quello che hai detto alla fine. Vediamo. Io li ho fatti identici, rosso e blu. No, no, non devono essere identici. Il blu deve essere l'opposto del rosso. Quindi non speculari, ma opposti. Sì, esatto, mi sono espresso male io, scusami. Quindi acceso. Cazzo, era l'uscita da qua, di qua, credo. Ti ricordi da dove si usciva, Mattia? Non lo ricordo. Allora, ricordo che bisognava saltare sopra i... Le palle, anch'io, quello me lo ricordo. Le palle... Quindi credo che bisogna andare sulla balconata, quello dove c'era il bottone che non riuscivi a premere. E... no, non lascia saltare lì, aspetta che controllo. Ah, che pirla, c'è il sarcofago lì, no, a posto, l'ho trovato. Bastava che guardassi meglio. Prossimo puzzle, ascoltate attentamente quello che poi dirà qua, perché si scopre sempre di più la storia di Futabissima. Oh, ma sai che non sei il primo a chiedermi Light P5 Dancing Star? Tenendo conto che io non ho giocato neanche quello su PS Vita, però
potremmo, di sicuro lo porteremo. Bisognerà vedere come sarà impostato, perché almeno dalle prime informazioni che sono uscite mi pare che non avrà uno story mode come aveva invece Persona 4 Dancing, quindi potrebbe essere solo sentire canzoni e ballare tutti assieme. Pirla, se non mi dimentico di girarli, però anch'io. Oh. Voilà. Ti sta inquietando zio Esk, perché è abbastanza inquietante come immagine quella del puzzle. Eh sì. Sì. Adesso si va verso l'ultima. Questa era lunghina, era un po' tediosa come parte. Forse perché arrivavi anche con persone che non scioglievano nemici, quindi era un pochettino più lunga. Qua dovremmo andare abbastanza easy. Mi sono accorto che Joker era quasi morto. Oh, rischio. Chiusa, come ha fatto il giro. Mo si chiama il direttore della DARPA. Ah,
Siamo arrivati da lì. Tacci tu. Andiamo di qui. No, questi erano da disattivare, me lo ricordo. Cazzo, ci ha visto. Vabbè. Ovviamente era l'ultimo. Liquid Mercury, siamo a 3. Buono. Sto rincoglionendo, dovevo andare. Andiamo prima in quella porta, va. Minchia, come siamo saliti in fretta. 8, cosa abbiamo fatto? Già 3 o 4 livelli? 4 livelli, eravamo 28. Buono, buono. Non ricordavo che si saliva così velocemente. Rapidamente. E premi tutto tu. Dovrebbe essere quello del tesoro che abbiamo sbloccato. Infatti premi spacca tutto.
Giant Tall c'è una citazione a Indiana Jones, ragazzi, qua. Se non ricordo male. Non ricordo cosa devo fare adesso. Qua ho fatto il giro, no? Ritorniamo. Sali, no? Allora, da quello che ricordo, la questione è che la sfera c'erano, finché ce l'avevi in mano, c'erano certi punti dove non potevi accedere perché ti si bloccava la strada. Ma non so dove, dove appoggiarla. Faccio la live un attimo in ritardo. Guarda, notte light. Notte light. Ah, eccolo l'altra strada. No. Ma scusa, eh. Qua, eccola qua. Trovata. Che non ci interessa. Ma noi a che livello di difficoltà stiamo giocando? Normale, giusto? Yes. Ok. Io no, Alchemist Morgana me la tengo come revive e cura. Oddio, mi serve una gemma. Dove cazzo è la gemma? Qua sotto, credo. Nell'altra stanza. Esatto. うまく動けん。
La verità è che io lascio uno slot per la cura massima di gruppo e la cura massima singola. Se tu guardi anche degli attacchi, faccio sempre una cura di gruppo, cioè un attacco di gruppo e uno singolo, ma semplicemente perché tante volte magari devi curarne solo uno e ti costa tanti SP, soprattutto se è la prima run. La cura di gruppo ti costa molto di più che la cura singola totale, quindi lascio sempre quello. Come l'attacco singolo di debolezza può essere Zionga, ti costa di meno, no, ti costa di più di un altro che, no, Zionga ti costa sì di meno di Mazionga, e quindi è sempre meglio tenere uno e uno. Poi ho quella per fare annullare dei malus, il vento, e quello per annullare è quella per rivivere uno dei nostri morto. Non ho visto cosa è successo, porca puttana. Quando ho schiacciato il pulsante, cosa è successo, Mattia, che stavo parlando? Allora, aspetta che la live sta arrivando adesso, quindi ti dico subito. Ti ha fatto vedere che da qualche parte nella zona si è aperto un altro sarcofago come questo, con dentro un altro pulsante. Ah, eccolo qua. Eccola qua, la gemmissima. Ciao. Niente, Liquid Mercury. Niente. Comunque stavo pensando che se magari non riusciamo a finire tutto il dungeon, oggi potremmo arrivare fino al momento della calling card e poi salvare, se ci impieghiamo ancora un po'. Sì, giusto. Anche se... Ma penso ormai di essere alla fine. Esatto, perché una volta fatto questa parte ci siamo. Qua si ritorna all'entrata e qua invece Yeah.
Niente, Liquid Mercury manco. Lui non lo utilizzeremo mai, quindi meglio un fisica da meglio il fuoco. Sono diventati un po' stitici col Liquid Mercury mob. Sì, come abbiamo detto. Ah, guarda, sta droppando bene, basta. Ci hanno sentito. Facciamo la finish di anno. È sempre bella. Ho vinto. Cosa? Ah, devo metterti la fascia dura. Scusate un attimo. Ci aspettiamo, boss. Metti questa là, vale. Buonanotte. Ciao, vi saluta Silvia che sta andando a dormire. Buonanotte, imperatrice. Ti danno la buonanotte. Non siamo arrivati da là. Dai, di qua. Abbiamo una safe room. Secondo me ce la facciamo, mancano... No, siamo partiti a un quarto, 45 minuti alla fine, siamo alla fine praticamente. Buona, buona, perfetto. Sapevo che arrivavi tu prima o poi, eh. Ah, prima quando sei crashato, che dovevo staccare io perché hai fatto tutte le prove, abbiamo trovato il primo sarcofago che ci ha trasformato un nostro personaggio in topo. Ah, ok. Quindi iniziamo a introdurre i topastri. Sì, ma non è durato molto. Esatto. Diciamo che diventare topo in battaglia è fastidioso, però quando ci sono trappole nei dungeon che hanno a che fare con i topi è sempre Makoto, eh? Ancora cuore. Buonasera Magnus. Buonasera, chi? Magnus. Ciao Magnus. Benvenuto. Mm.
3 miss, beh, bene. E Makoto ci salutò. Chiedono dalla regia Boss cosa sono i raid di Twitch. Oh, non lo so, ma penso che sia qualcuno che sta ostando la nostra live, quindi credo sia questo, nel senso che lui sta ostando e dal suo canale apporta 11 utenti. Ok. Allora, qua sta diventando un attimo un problema. Vediamo di rivivere, far rivivere. Tu invece è meglio che ti curi. Uno streaming dello streaming. Sì, esatto, ovvio. A quanto pare. Persona Love Baby, grande Magnus. O Magnus, a me piace di più Magnus all'inglese. Mi ricorda quella bellissima serie che era Sanctuary. Purtroppo è stata cancellata. Adesso ci avete cliccato il cazzo. Thank you very much, Magnus. Cosa hai detto? Ho detto thank you very much perché è un fan americano. Ah, però ha scritto in italiano, quindi magari è italo-americano. Grande Magnus. C'era qualcosa qua. E la gemma, non ce la dobbiamo dimenticare. Pochissimo.
33, oh. 33 cosa? Livello 33, non mi ricordavo che si salisse così in maniera così rapidamente violenta in questo dungeon. Perfetto. Non so perché. E invece poi abbiamo trovato l'Ignis Ring, poi ci sarà Prompto Ring. No, ho sbagliato il gioco. Abbastanza. A nominare Gladiolus mi viene in mente sempre il nonno quando siamo andati a vedere Kingslave. E Gladiolo dov'è? Gli altri fiori? Sì, vabbè. No comment. E adesso guardatevi l'ultimo pezzo, ragazzi. Allora, altro puzzle. Facciamo mettere dritti. Thank you.
Ok, quello va lì. Questo lasciamo qui per ora, questo è giusto qui. Allora, questo qui. Questo qui. Cazzo è lo schermo. Questo qui. E questo qui. Voilà. E qua un'altra parte triste. Lei che poi gli promette di fare il viaggio. Che non riusciranno mai a fare poi. L'ultimo punto di salvataggio. Non mi ricordo se succede, tanto salvo qui. シカゲがあんのか。そうだ。しかしここを開けるには私の許可が必要だ。じゃあ開けてくれよ。私は開けられない。招き入れてもらえ。なんでだよ。お前のパレスだろ。もうな、どういうこと。シャドウは双葉であって双葉本人じゃない。現実の双葉の許可が必要ってことだ。つまり双葉ちゃんに部屋を開けさせて、ここまで来たお前らならできるかもしれないな。一度現実に戻るしかないね。でも確かマスターが言ってたわ。柔道の引きこもりだ。どうやって入れてもらう。迷っていても始まらない。 それがあの子の望みなんだから。私も強引にでもやるべきだと思う。気合入ってんな。また忍び込まざるを得ないか。ジョーカー、決行日は任せる。マスターに見つかった時の言い訳考えとく。頼りにしてんぜ、リーダー。 というわけで、やることは分かったな。あ、そうだ。予告状くれ。アリババが。
そんなもの、どうするんだ。俺ら怪盗だぜ。開けたらお宝の部屋っつうなら、その場で渡しときゃすぐ取れんじゃん。クイーン、文面考えるの手伝ってくれ。しょうがないわね。こっちは任しとけ。お前は部屋にいつ押し入るか考えてくれよ。 Boh, dobbiamo tornare all'entrata. Siamo vicini a mandare la calling card. Sì, sì, adesso mandiamo la calling card. Abbiamo l'ultima mezz'oretta per far fuori il boss, ma penso ci vorrà molto meno. Esatto. Ci dedichiamo al post. Al post scontro e poi è fatta. Esatto. Oh, Joker, ti sei rincoglionito. Ma che ora appariva di solito? Sì, sì, cleaner. Cosa? A che ora appariva di solito CC Cleaner? 23 qualcosa. Ah, ok. Alchi, tu che sei il contacose redazionali. Era 23:29 se non sbaglio. No, 10:20. Okay. 10:28, no, giù di lì. Non si è ancora fatto vedere oggi? Non chiamarlo, che già ci ha chiamato il Liquid Mercury, non l'abbiamo più trovato. Da sempre soddisfazione vedere la lista di completamento di un dungeon tutta in una volta sola. Sì. Vediamo se posso chiamare Kawakami per farci un massaggio. Esatto. Allora, per recuperare la serata. Mi fa male vederlo, quindi vado avanti. Non solo, ma la chiamo, visto che noi usciremo e mi dici tu dove dobbiamo andare, dove vuoi che vada, se ci ho da trovare anche andare a vedere robe, eccetera, da bere, libri. Allora, libri mi sa che per ora niente. Potremmo andare a vedere tra, perché mi sembra che Social Link non ti danno la telefonata se sei uscito da un Mementos, quindi o da un dungeon, quindi penso che sia il caso di andarli a trovare singolarmente. Allora, potrei fare anche degli oggetti volendo, anche se non posso farli tutti. Beh, valutiamo prima se c'è qualche social link. Proviamo prima con la giocatrice di Shoji, poi con la Devil, che invece mi pare che la si chiama la cartomante, non possiamo ancora farla perché dobbiamo finire la sua richiesta nei Mementos, che avevano detto che la facevamo al prossimo giro ai Mementos una volta finito il dungeon di Futaba. Ok, allora andiamo a vedere. Vado alla giocatrice, che non c'è. No, mi sa proprio che non ci sono. Quindi andiamo qua a Shinjuku a vedere se ci sono libri. Ma la zona della pesca l'abbiamo sbloccata? Yes. Ok, ecco, prima o poi dovremmo andare a pescare almeno una volta.
a parte che c'è un trofeo dedicato alla pesca, solo facendo una volta la pesca sblocchiamo il relativo libro in negozio. Andiamo a vedere se posso pescare subito. Libri non ce ne sono. Si può pescare anche di notte, non ricordavo. Sì, sì. Cambiavano anche i pesci. Eccoli qua. Ma sì, non c'è. Soldi non ci mancano. Small boiled. E c'ho solo questo, peschiamo. Oddio, non sto leggendo. Far. Non mi ricordo come si pesca, ma vedremo di farlo. No, non ricordo neanche io bene come era. Vediamo un attimo. Però appunto che variava con le esche, con come si lanciava con tenendo premuto X, o forse bisognava fermare l'indicatore. Mi sembra che l'indicatore della potenza, a seconda di quanto era alto o basso, misurava la distanza con cui si lanciava il... No, no, il lancio me lo ricordo, è proprio pescare che... Ok. Se non erro, mi sembra che a seconda dell'esca bisognava puntare un determinato tipo di pesce. Adesso che l'esca piccola, per esempio, puoi puntare solo a quelli piccolini, quindi devi fare in modo che l'amo atterri vicino alle ombre, quelle più piccole che vedi. Andiamo avanti, sono quelli piccolini, eccolo là in fondo. Ce ne sono, prendiamo tutti quelli piccoli, 1, 2, 3, 4. Eccolo in fondo, non ci caga per ora. Dai che ce l'hai sulla coda, pesce di merda. Tanto il palazzo lo finiamo stasera a costo di sforare, ragazzi, ma prima voglio prendere sti pesciolini. Questa bocca. In faccia te l'ho messo, picciolino, affanculo. Dovrò essere rimasti in due, esatto, uno è proprio là in fondo. Proprio male male male, non ci arriverò mai. Facciamo questo qua prima davanti. Questo è troppo. Troppo poco.
dici tua. Guardano le bestemmie. Eccolo. Quello là in fondo, io voglio prendere quello là in fondo. Maremma impestata. Eccoci a un nuovo episodio di Fishing with Perrin. Esatto. Preso. Preso. And the last one, là. Girati, pesce di merda. Eccoti, che arrivi pure tu. Preso. Ci siamo fatti i nostri 320 punti e abbiamo il medium. Vediamo che pre. Ok, potremmo prendere anche una large. Casual Road, Simple Yet Start. Ah, la ragazzi, si chiama la canna da pesca, ma già ce l'abbiamo una. Ah, qua c'ho le vest, soul vest, 30, eccole qua. Questi poi le 100.000 punti ci dobbiamo arrivare. Ah, vediamo un po', 100, 100, 130, 142, 42, 10, 52, 54, 154.000, dovremmo farlo, ci passeremo un paio di giorni. Però andiamo avanti così. Oh. Beh, tanto dobbiamo recuperare comunque il pesce leggendario, quindi un po' di tempo lo perderemo di sicuro. Sì, anche per prendere poi tutte le vest lì. Servivano le vest. Ah, cazzo, ci ha contattato Nijima, eh? Makoto? No, no, scusa, non Nijima, il tizio del sito, non Mishima? Mi ricordo. Mishima. Che ci chiede se dobbiamo uscire con lui, dobbiamo accettare, giusto, con lui? Sì, beh, aspetta, è sera o pomeriggio? Non lo so, ci chiedi di andare a planetare. Guarda, io per non saperne leggere di scrivere ci vado. Sì, beh, in questo caso sì. No, non ricordo se è qualcosa che riguarda il social link al momento, però è sempre meglio intanto tenerlo d'occhio. Ci sblocca un nuovo posto. Ah, ecco. Che comunque ci serve. Esatto, schifo non fa. Poi comunque magari alziamo anche il social link o ci portiamo comunque avanti. Soeba. Allora, la risposta qua c'è that is suspicious and like someone I know. Non dovrebbe avere nessuna, cioè, risposta libera. Ok. Chimico. Infatti era Eren.
Comunque Paulino, mi sa che essendo già mezzanotte 5 a lanciare la calling card boss fight e post fight, mi sa che rischiamo di sforare non di poco. Perché? Diciamo comunque... Tanto la boss fight, sì, la boss fight comunque non penso duri tanto. Cioè la sciogliamo abbastanza in fretta. E la posta cosa? No, ma 10 minuti, un quarto d'ora. I dialoghi non sono un po' lunghi? Ok, va bene, va bene. Sì, è vero, Pelina, la chat è tranquilla. Quando si arriva a questo orario, sì. Penso che si sveglierà adesso che arriverà al fine del palace. Lo so. Allora, visto che comunque è sera e dobbiamo mandarla al giorno dopo, possiamo andare da lei. Così saliamo anche di livello, perché stiamo per salire con la giornalista, eh? Ah, ok. Beh, lei ha scoperto, ha fatto delle indagini su di noi perché si era incuriosita e ha scoperto il nostro passato comunque. Allora, because of your investigation, because of your incident, are you sure we are the same? Allora, un attimo che mi si sta ancora caricando la pagina, non so perché. Allora, potresti ripetermeli per favore? Because of your investigation, because of your incident, are you sure we are the same? Ok, allora, sono le prime tre risposte, sono tutte libere. E l'ultima, la quarta, è la seconda risposta. Okay. Le prime tre, libertà assoluta. Ok. Ci racconta la sua storia, ci dice che era con un suo partner, stavano investigando su un politico. A un certo punto la sua partner gli ha telefonato dicendo che aveva qualcosa grosso tra le mani, dopodiché non l'ha più sentita. Il giorno dopo è stato trovato morto questo politico a un Love Hotel, quindi a un nostro sarebbe motel, e la sua compagna è sparita. Oddio, qual era la risposta? Who killed him? O era ancora libera qua?
4 è Death Unforgivable. Ah, ok. E lei sta continuando ad investigare per provare la sua innocenza, perché poi la polizia, non trovando più lei, ha detto che era stato un omicidio passionale e che fosse che Caio sia andato a letto con questo politico e l'abbia ucciso. Che livello andiamo, Mattia? Dovremmo essere al 5. Esatto. Yes. Perfetto. E adesso calling card. Non mi frega un cazzo di chi ci scrive, ma fa che non sia Makoto, e lo sapevo che era Makoto. Aia. È un film, possiamo... Ci ha invitato fuori per un appuntamento? Sì. Ma cinema o appuntamento in generale? Penso cinema. Ok, no, perché uno degli appuntamenti con Makoto sblocca la... la libreria dei libri usati che ci serve per il per il trofeo dei libri. Vabbè, too late, ho accettato. Ah, ecco, a posto. O se per te poi diventa troppo tardi, vai pure, la chiudo da solo. No, vabbè, per ora leggiamo tranquillo. Intanto vediamo anche i ragazzi della chat se sono ancora vivi. Che rischiamo di andare abbastanza in overtime. Beh, per ora fino alle 25 siamo in time. Ok. Morgana che guarda il film al cinema. Tanto hai visto come si chiamava il film? Qualcosa con Dragon. Ecco, che è quello che avevo citato qualche live fa, cioè è un'autocitazione a Yakuza. Esatto. Infatti, eccolo qua. I am more about the determination that the Yakuza have. Sembra quasi profetico, eh? Non dirò altro. Va. Speriamo non ci scrivono più. Andiamo da, visto che comunque sera, andiamo da la giocatrice di Shoji. Sale anche con lei il social link, eh? Booktown ce l'ha sbloccata, tra l'altro, un appuntamento perfetto, vedi. Mi ricordavo che era lei che ci portava lì, t'avevo detto. E qua dovremmo anche salire di livello, quindi
preparati. Ok, Makoto. No, i fumi, eh. Ah, i fumi. È lei che ci porta. I didn't mind, she has a bad vibe, must be the Katsukuri. Katsukuri. Katsukuri, cosa corri? Cosa cazzo corri? O la prima o il Katsukuri. Katsukuri subito. Cazzo vai. Ce n'ha dato uno solo l'ultima. Ah sì? Ne cava due. Seconda, what do you think about them? They are ridiculous, they are cool, you never heard of them. They are cool. Non avevo dubbi su questa, però volevo chiedere. E ce n'è dato uno, probabilmente perché non abbiamo il persona. Può essere. Vabbè, siamo passati comunque. Andiamo a che livello? 4. Yes. Perfetto. Perfetto. Ricordiamoci di andare la prossima volta lì. Ok. Oh, 31 luglio, calling card. C'è più nessuno che rompi i coglioni, finalmente. Allora, faccio decidere a te. Per me possiamo farlo, tranquillamente. Se preferisci chiudere qua, chiudo qua. Visto che comunque non c'è niente. Dimmi. Allora, più che altro io preferirei chiudere, più che altro che secondo me, conoscendo i dialoghi, visto che anche i ragazzi vogliono leggerli tutto, rischierebbe di partire più di mezz'ora secondo me, quindi preferisco dedicarlo bene all'inizio della nuova live, che sono anche tutti più freschi. Ok, va bene, allora si salva qua. A sto punto a fanculo mi vado a comprare i libri, tanto che andiamo in chiusura. Ecco. Tanto comunque abbiamo introdotto una nuova location, appunto i libri, abbiamo fatto vedere come funziona la pesca. Allora, i libri della Book Town sono quelli che devi leggere uno alla volta per sbloccarli, sì, lo so. Esatto, quindi ricordiamoci sempre che quelli che compriamo qua hanno la priorità sugli altri, quindi abbiamo Master Soul Strength. Teniamolo. Exit, ci salviamo sperando di non bruciarci la giornata. Ah, mi fa salvare fuori, perfetto. Dovrei provare che ci posso tornare. Perfetto ragazzi, boh, torno su di me e andiamo in chiusura. Esatto. Allora, noi ci rivediamo ragazzi, giovedì ci sarà una doppia live, vi faremo sapere quando, ma ci sarà una doppia live. Esatto, ci lavoreremo. Esatto. Tenetevi pronti perché giovedì arriverà un'altra recensione bella tosta.
ricordate le parole di Paolino inizio live, esatto, e preparatevi perché stiamo anche arrivando ormai nel cuore di Persona 5 e molte cose inizieranno a venire svelate. Esattamente, ragazzi. E qua arrivano anche gli inviti per i party, noi non siamo lì, andate a fare il culo. È a posto così. You are on the guest list. Niente, per la GDC c'erano arrivati i vari appuntamenti e adesso abbiamo anche il GDC Polish Party. Ma non ci saremo, tana miseria. Sadly, sarà per la prossima volta. E by the way, a parte questa piccola parentesi, noi ci rivediamo giovedì con doppia live. Giovedì, come ha detto il buon Mattia, ci sarà una recensione molto importante che vi invito a leggere, perché non solo è molto importante, ma è tanto importante quanto bella, se non più bella che importante, senza nulla togliere al titolo. E giovedì ci sarà comunque la live, che io spero di riuscire a fare col buon Mattia, visto che è lui l'autore della recensione, ci ha fatto tante ore. Quindi ci rivedremo nel, esatto, tarda mattinata, massimo primo pomeriggio, con questa live, e poi la sera con Persona 5. Detto questo, io vi ringrazio per essere passati, ritrovate la live subito qua su Twitch e domani la trovate su YouTube e anche nella playlist del walkthrough di Persona. Detto questo, grazie a tutti e buonanotte, buone botte. Ci vediamo giovedì, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao ciao.